Oddio, è la navicella madre! Questo deve essere il boss di livello per questa parte del gioco. Il capo, veloce, fate finta di avere da fare! Ragazzi, guardate, il bocaporto si apre ogni quattro spari laser. Quello è il punto debole a cui dobbiamo mirare. Ehi, Kodos, quel brutto ragazzino ha ragione. Perché continuiamo ad esibire il nostro punto debole ogni quattro spari laser? Hai ragione, in fondo perché dovremmo mostrare il nostro punto debole? Grazie per le informazioni, stupido terrestre. Lasciamo perdere la famiglia. Perché non facciamo esplodere tutta la città? Non possono impedircelo. Mi sembra spaziosamente ottimo. Cosa, questi polipi spaziali rulleranno per tutta Springfield. Ho detto rulleranno, mi spiace. La guida ai trucchi non prevede altri potenziamenti. Aspetta, c'è un altro modo per imbrogliare. Internet. Certo, internet è quello che uso per imbrogliare a scuola. Imbrogliare? C'è qualcosa che non si possa fare? Ecco qua, hanno un manuale per un gioco chiamato I Simpson. Bartman, gara di mangiate, invasione aliena, massacro di delfini. Descrive quello che abbiamo fatto tutto il giorno. E cosa dice che dovremmo fare adesso? Niente, spero. Bene, dice che dobbiamo trovare... Spostati, voglio giocare da solo. Siamo? Siamo nel motore di gioco. Se la nostra vita è un videogioco, questa è la fabbrica in cui è stato creato. È ridicolo, non sono il personaggio di un videogioco. Sono una persona vera, con sogni ed emozioni. Ah! Ok, va bene, sono il personaggio di un videogioco. Posso fare una domanda? Ma se questo è un videogioco, dove vanno le monetine? Aiuto! Oh mio Dio, è un rospo secco! Esatto, lo smanettone più smanettone dell'universo degli smanettoni. Papà è Will Wright, creatore di SimCity e dei Sims. Non dimenticate il mio più grande flop, Sim Sandwich. Il fallimento mi ha fatto impazzire, impazzire! Ecco perché ora vivo qui e mi occupo di trovare una casa ai vecchi giochi che nessuno vuole più. I videogiochi si occupano di cose nuove e quelle vecchie è meglio dimenticarle. Vi ricordano qualcosa queste persone? Mitico, abbiamo un'aria così pixelesca. E con una grafica orribile. Quale dovrebbe essere me? Non distruggerli, saranno anche obsoleti ma sono pur sempre vivi. Aiuto, è pazzo! Se ci distrugge non scapperemo più da Krusty Island. Sono Marge. Non puoi farlo. Certo che posso, sono Will Wright, pappa molla. E presto, quando uscirà un videogioco dei Simpson migliore del vostro, distruggerò anche voi. Fermalo, Homer! Bella rospo! Dobbiamo salvare i nostri antenati pixelati! Voi Simpson dovreste limitarvi alla TV. Ah sì? Solo perché crei giochi da Dio non significa che tu possa essere Dio. Papà, sei come un Minecraft Holmes patologicamente obeso. Ehi, voi due dovreste essere stupidi. Tornate nella parte. Non siete ragazze, quindi non ho paura di voi. Non dovresti fare qualcosa di utile con il tuo genio? Kawabanga, ho bisogno di aiuto! Kawabanga! Bella grafica. La vostra intelligenza artificiale è patetica. Fai sembrare Fico Milhouse. Tocca a me! Qualcuno fermi questa cosa impazzita! Ammirate la mia incredibile bellezza. Tu sei così intelligente perché sei scheletrico? Se muoio non realizzerò mai il mio sogno di una vita. Una fattoria di amici.
sono tridimensionale e voglio vivere. Papà, non penso più che tu sia chiuso come un tombino. Ok, con i rompicapo ve la cavate, ma riuscirete ad avere baffi carini. Non è giusto. Chi ve l'ho fatto fare, quei deficienti della IA? Mi odiano, sapete, sono tutti gelosi di me. Gelosi, vi dico! Mitico, è come quei posti in cui la gente vedeva i film prima che inventassero la pirateria. Oh, grazie per averci aiutati a salvare le nostre versioni a 8-bit. Ho dovuto fare troppi salti doppi, sono così stanco. Anche a te piacciono le ciambelle? Certo, ne vuoi una? Oh, pixeloso, non male come versione vecchia e stramba di me stesso. Attenzione, Simpson Piatti, siamo in giro da molto tempo e vi portiamo un avvertimento. Kawabanga! Un giorno anche il tuo videogioco sarà superato. Non ci penso, il gioco dei Simpson è una figata. Solo perché hanno eliminato tutti i videogiochi fino ad ora non vuol dire che il nostro lo sarà. Bart ha ragione, anch'io ho ragione. Nessun videogioco è al sicuro in un settore in cui tutti sono alla ricerca delle novità. I Simpson è un gran bel gioco con abilità uniche, potenziabili e scene scartate che fanno morire da ridere. Ma cosa succederà quando usciranno Xbox 720 e la PlayStation 4? Nessuno vorrà più giocare con noi! Maledetto posto dimenticato da Dio! I maialocci che creano i videogiochi si arricchiscono e quello che posso fare io è morire, 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 morire! Ogni morte è sempre più dolorosa! Ma come possiamo fare? Siamo solo pixel ad alta definizione in un universo che non possiamo controllare. In questo momento Springfield sta per essere distrutta dalla solita invasione di alieni. Chissà perché quando capita a te non è mai una cosa scontata. In realtà quello lì è meglio che se ne vada. Sai, c'è un posto dove potresti andare. A casa del creatore. È lui che ha creato tutti questi mondi. Forse può mettere fine a questo inutile ciclo distruttivo. Il creatore, eh? Gli darò un pugno triplo sulla sua grassa faccia. Karate! Ehi! L'unico modo per attraversare il cancello è entrare in ognuno dei nuovi giochi dei Simpson che il creatore sta sviluppando. Una volta dentro ogni gioco trovate una chiave magnetica. Solo la combinazione delle quattro chiavi aprirà il cancello. Chiavi magnetiche? Ma questo è il bonus più stupido che abbia mai sentito. Facciamo qualcosa di fico, tipo raccogliere chiavi a forma di pasticche multicolore. Sarebbe una figata. Kawabanga! Beh, diamoci dentro, banda di videopersonaggi. Diamo a questo creatore quello che si merita. E salviamo Springfield!